Juventus prima porta contro Valencia, Flaminio Real di Roma lunedì sera 26 giugno del 2023. Si rinnova la sfida in questa settimana con la Summer Edition della Centurion League. Il direttore di gara chiede l'ok ad entrambi i portieri e può iniziare dunque adesso la gara subito con una bella conclusione disinnescata da Pellerini. Ci ha provato immediatamente il PP Valencia, che però adesso ha trovato immediatamente il gol dello svantaggio, perché si porta in avanti il dis prima porta grazie a questa girata di cui possiamo assistere al replay da parte di Marziali. Di nuovo assegno il numero 9 in stato di grazia in questa fase del torneo, ma ancora si inventa un gol assurdo, meraviglioso. Angeletti con il sinistro trova l'incrocio dei pali. Il Valencia che prova ad uscire riconquista di nuovo il prima porta, la botta secca dalla distanza con il pallone che rimbalzava sulla tre quarti. Ha esploso il mancino, apertura a destra, Valencia caccia del gol della bandiera. Il dis in questa prima frazione di gara conduce già per 3-0. Ancora Marziali, riconquista il pallone, poi però calcia sul fondo. Opportunità per il Valencia dal dischetto, sotto all'incrocio dei pali arriva il gol del 3-1. Ha realizzato il numero 8 incrociando bene con il collo del piede destro, sposta il pallone sul mancino, lo va a chiudere in diagonale, buona presa a terra del portiere. Ed inizia adesso la seconda metà di partita. Il dis prima porta è sopra per due marcature, ci troviamo sul risultato complessivo parziale di 3-1, ma c'è stato un calcio di rigore. Il numero 9 Marziali va di nuovo dal dischetto e risponde presente anche in questa situazione, portiere spiazzato con il pallone a destra e il suo tuffo a sinistra con il piatto, doppietta per Marziali. Ancora il numero 9 cerca la soluzione di potenza, non trovando però lo specchio della porta. Albo poi, il suo tiro viene deviato, la palla termina dunque in calcio d'angolo. PP Valencia pericoloso, c'è deviazione, sarà anche qui contro calcio d'angolo. Il pallone che viene calciato adesso dalla distanza, completamente fuori misura, termina addirittura fuori dal recinto di gioco. E finisce qua la sfida tra queste due squadre. Il dis prima porta senza troppi problemi riesce ad imporsi sul PP Valencia in questa giornata di Summer Edition, risultato fondamentalmente già acquisito nella prima metà di gara che i ragazzi in maglia gialla del prima porta avevano concluso per 3-1 ai danni degli avversari. È arrivato poi il gol di Marziali nella seconda frazione.